Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Purtroppo non siamo riusciti ad andare alla presentazione della nuova Golf 8, l'auto più importante dell'anno, come vi avevamo anticipato, perché siamo qui a Padova per Automoto d'Epoca. È tardi stasera, però noi dobbiamo comunque parlarvi assolutamente di quest'auto imperdibile. È stata presentata giusto qualche ora fa. Prima però di andare a vedere com'è cambiata nella sua ottava generazione una delle auto più vendute della storia, iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche con il campanello e seguiteci su Facebook e Instagram. Venivo a dire, caro Bart, di passare subito ad una analisi di questa nuova Golf 8. Partiamo proprio dall'estetica, dagli esterni, perché nel frontale, non so te, vabbè, ovviamente poi ci sono i gusti personali, ma quelli sì, ve li risparmiamo. Ci sono dei nuovi gruppi ottici, che sono il cambiamento maggiore, insieme a questa griglia molto sottile, che hanno un disegno, una firma luminosa LED molto, devo dire, abbastanza seria, abbastanza accigliata, ecco, sì, se vogliamo. E anche la parte della presa d'aria inferiore è molto cattiva. Questa è molto cattiva, rinnovata, sebbene l'auto in generale sia piuttosto aggressiva, perché ha un design che punta tutto verso il basso, la parte bassa. Esattamente, molto simile all'Arteon. Il frontale punta, dal punto di vista del design, molto verso il basso, ecco, diventa... l'auto in generale è molto aggressiva, ovviamente perde molte linee spigolose tutto intorno all'auto che caratterizzavano la Golf di settima generazione, però ragazzi, se vogliamo, non è un'auto rivoluzionaria, la Golf non è mai stata un'auto che dice rompiamo col passato. Nel taglio posteriore, tranne i dettagli dei fari, è identica alla Golf 7, praticamente, quindi in realtà non ci sono tante differenze. A parte i fari che... Ora ti lascio parlare, ma sono praticamente, hanno lo stesso family feeling di quelli di auto tipo la Tiguan, o comunque molto simili a quella della T-Roc, con tre quella posteriore. Sì, fari posteriori, sì. Ma in generale la linea, le proporzioni dell'auto sono quelli... Sono le stesse. Sono quelli della classica, cioè, anche Golf. Le dimensioni, giusto? Come sì, le dimensioni. Rimangono quelle delle... Sì, praticamente con 4,28 m di lunghezza, 1,78 m di larghezza e 1,45 m di altezza, l'auto resta praticamente identica. Il passo comunque... è di 2,63 m, quindi sì, comunque solita come della Golf, sì, e quindi secondo me, diciamo, non è stata troppo rivoluzionata sulle dimensioni, perché di solito quando fanno, guardiamo anche magari qualche immagine con le vecchie Golf, la vecchia Golf, la prima Golf, può essere paragonata all'attuale Polo, anche la Opsa, se vogliamo, Quindi sono ingrandite, però ultimamente rimangono sempre più o meno uguali. Sì, dalla Golf 6 in poi sono diventate, ecco, sì, proporzioni e dimensioni uguali, oltre alla piattaforma, che è quella MQB, che si condivide con tante auto del gruppo Volkswagen. Ora, però, al di là degli esterni, la rivoluzione più grande... Gli interni. La digitalizzazione degli interni, ragazzi. Allora, gli interni, personalmente, dico così, mi piacciono, però anche alcuni aspetti... diciamo negativi. Allora, per quanto riguarda il lato guidatore, diciamo, c'è questo grande schermo a 10 pollici, 10,25 pollici, display virtuale che era già presente in altre auto del gruppo Volkswagen. Ma in realtà anche nella Golf 7 c'era già questo display, soltanto che questa volta un po' mi ricorda sempre un'altra auto del gruppo Volkswagen, però un po' più di livello, leggermente più alto, leggermente, che è la Taycan, che ha questo schermo quasi che abbraccia il guidatore. In più c'è anche uno schermo, credo sempre da 10 pollici, sulla destra dell'infotainment, che è stato messo a livello di altezza. Sì, come altezza, quindi come se abbracciasse. Sì. E a sinistra, al posto, diciamo... quasi sull'asse del volante, sull'asse superficiale, più o meno, cioè rispetto a prima che era sull'asse del volante, adesso è diciamo quasi sempre come nella Taycan, quasi un unico pezzo, diciamo, di plancia con i tasti per l'accensione dei fari e così via. Una cosa che tra l'altro sono touch, cioè è un feedback aptico. Un'altra cosa, altri tasti che hanno sempre lo stesso feedback sono quelli del clima, che si trovano al di sotto dell'infotainment. Io sinceramente, dalle immagini, purtroppo non abbiamo potuto provare, toccare con mano la Golf, dalle immagini c'è anche un hazard. Io spero che sia tasto fisico, almeno, perché l'hazard è un discorso di sicurezza, cioè non dico che deve avere il bottone rosso, deve fare così, però ci deve essere ben visibile. Tra l'altro, una menzione interessante che hai fatto è la Taycan. Questo piccolo dettaglio di cui sto per parlare non è presente nella Taycan, per ovvi motivi, dato che è un'auto elettrica, ma è presente nella 992, perché c'è un
un selettore del cambio automatico, nel caso ci fosse il DSG, appunto il cambio automatico della Golf, c'è questo selettore che è praticamente un rettangolino. È molto elegante, mi piace. Nella Golf devo dire sì, no, sì, no, no, perché serve una bella lega nella Porsche. Comunque, poi, al di là di tecnologie di infotainment, assistenti vocali. Allora, per esempio, una cosa che apprezzo, ma non troppo, né? Perché è sempre una cosa un po' come gli acquisti in app, nelle applicazioni, sì, che paghi una volta, ma devi pagare altre volte per avere più, sì, cose. Che è il marketplace di Volkswagen. Mm. Quindi io, per esempio, ho una Volkswagen, diciamo, base. E, volendo, voglio comprarmi, non lo so, il cruise control adattivo. Sì. Posso acquistarmi la funzione del cruise control adattivo tramite il marketplace. Sembra Forza Motorsport. Sì, praticamente. Perché comunque, diciamo, la macchina è dotata di sensori. Però il software, che siamo l'aggiornamento, comunque il download si fa OTA, cioè over the air, sì, arriva direttamente nella macchina. Sì. Quindi è molto particolare. Poi in realtà c'è l'ennesimo, che ormai da Mercedes con i Mercedes, sì, poi chiudo AB, adesso anche ciao Volkswagen. Quindi inizieremo a parlare come dei pazzi con le auto. E, quindi da qui puoi fare, si possono fare diverse, certo, diverse cose. Cambia anche il layout dell'infotainment, è diverso, credo, non ricordo quello dell'IT3, comunque credo sia simile all'IT3, quindi cambia un po', quindi è un'auto comunque da giovani, cioè è un'auto da ragazzi, quindi è piena di tecnologia, anche per esempio i fari, a parte i fari sono IQ LED, sono fari super adattivi, tecnologici, sì, l'ipertecnologia di Volkswagen. Certo, tecnologia molto presente anche per quanto riguarda i numerosi, sì, sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, che appunto Volkswagen. A proposito dei sistemi punti forti alla guida di sicurezza, sì, c'è un nuovo protocollo che è il protocollo CAR 2X o CAR 2X, non so come si fa. E, in realtà è CAR, cioè dalla macchina, sì, a X. Ah, okay. Perché le auto, come sempre anche Mercedes, parlano tra di loro. Mm. Quindi c'è sempre questo sistema che, per esempio, se in un parcheggio un'altra Volkswagen 8 sta andando via, mm-hmm, avvisa una Volkswagen 8 che sta cercando parcheggio che sta andando via. Mm-hmm. Quindi possono comunicare tra di loro. E, vabbè, ragazzi, cioè, noi stiamo guidando i computer. Pedali, sì, cambio e volante, sì, ad un computer. Esattamente. E da questo, appunto, computer, tutto digitalizzato, pedali, cambio e quant'altro, possiamo finalmente parlare dei propulsori. Abbiamo quello anche elettrico alle volte, cioè può essere alle volte, simile elettrico. Non questa volta però, perché a Francoforte abbiamo visto la Volkswagen ID3, che è la prima nata full electric del gruppo Volkswagen. Sì. Per appunto evitare una concorrenza alla nuova nata ID3, non ci sarà una e-Golf, ossia la versione completamente elettrica della Golf. In passato c'era, nella Golf 7 l'abbiamo anche provata, però ci saranno delle versioni ibride, ibride plug-in e motorizzazioni mild hybrid. Per quanto riguarda le motorizzazioni plug-in hybrid, c'è una motorizzazione benzina 1.400 coadiuvata da un motore elettrico con batterie da 13 kWh. La versione di punta sarà una Golf GT, è appunto la versione più sportiva, però connotata dalla E di elettrico, che in questo caso è ibrida, che raggiungerà, ragazzi, una potenza di 245 cavalli, insomma, veramente niente male. Per quanto riguarda invece il mild hybrid, ci sono delle nuove motorizzazioni ETFSI, appunto TFSI è la motorizzazione a benzina, con la E davanti, appunto mild hybrid, quindi un motore che per avere un po' più di spunto nelle ripartenze, nei sorpassi e quant'altro, ha una, un piccolo motorino da 48 volt, esattamente il classico motorino. Le potenze dei motori andranno variamente da 110 a 130 a 150 cavalli, con propulsori benzina da 1000 a 3 cilindri o da 1.500 a 4 cilindri. Volkswagen ecologica, però questa volta con la Golf non rinuncia al diesel, perché ci saranno anche due motorizzazioni 2000 TDI da 110 e 150 cavalli. Metano non se ne è ancora parlato. Non ancora, nella Golf 7 è uscito, come anche sì, la Seat. Però è uscito poco tempo fa, il 1.500 metano. Quindi sì. Questo è anche l'ultimo, vedremo la Golf sì, 8 metano. E ovviamente immancabilissime. Cambi, ovviamente c'è la disponibilità del DSG. Quindi 6 marce manuale e 7 marce di DSG, sì, che sarebbe doppia frizione, trazione anteriore e 4Motion, quelle sì, integrali classiche, e ovviamente dobbiamo aspettarci delle versioni un po' più pepate, tipo la Golf GT, la Golf TCR e la Golf R, che è sempre la più attesa. Aspetta, vorrei fare una parentesi. Di solito la Golf R rispetto all'Audi RS3 o alla Mercedes è sempre molto meno potente, sì, chissà
Chissà se Volkswagen farà quel passo in più per dare un po' di battaglia. Perché calcola che hanno sempre fatto la battaglia S3 e classe A. Sì. Ora classe arrivata a 421, penso che la RS3 arriverà a 450 cavalli. Chi lo sa? Chissà la RS. Insomma, questa era la nuova Golf 8 in pillole, se vogliamo, se ben riusciamo dilungati un po', perché comunque ce n'era di roba di cui parlare. Comunque, sì. Esatto. Noi non vediamo l'ora di vederla dal vivo per mostrarla soprattutto a voi. Ora però vogliamo sapere i vostri pensieri qui sotto nei commenti, fatecelo sapere, iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche con il campanello e se vi va seguiteci anche sui nostri account social Facebook e Instagram.